quando è partito l'allarme coronavirus siamo stati tutti, e Dio per prima, abbastanza increduli. Poi da un giorno all'altro ci siamo ritrovati a dover affrontare un'emergenza che è cominciata con un tornado di clienti che è entrato nei nostri negozi, e per la paura atavica, secondo me, della fame dovuta a questo momento, ha svaligiato letteralmente i nostri supermercati. Ci siamo trovati infatti dopo l'ultimo weekend di febbraio con il negozio letteralmente vuoto. Immagini che giravano anche sui social dei banchi senza un pezzo di confezioni di macelleria, un pacco di pasta, e le persone veramente avevano comprato tutto. All'inizio si è cominciato a vedere un attimino le prime persone con la mascherina. Sembrava un po' una situazione da film di fantascienza, un po' surreale, no? Abbiamo dovuto su due piedi sgomberare l'ufficio. Io pensavo nel giro di due settimane di ritornare alla mia realtà. Il nostro è a tutti gli effetti un negozio molto familiare, e in più chi conosce Reggio Est lo sa, è un negozio di multietnia. Abbiamo i cinesi, abbiamo gli africani, abbiamo i marocchini, abbiamo i ragazzi spagnoli che vengono all'università. Potrei raccontare di alcuni cinesi che fanno Tai Chi mentre sono in fila nell'attesa di entrare. E per noi il contatto quotidiano è fondamentale, quindi si scherza, si ride, si conoscono i nostri anziani, possiamo veramente dire di conoscere, loro ci chiamano per nome. Ecco che ad un certo punto ci siamo mascherati, abbiamo dovuto chiedere di allontanarci di un passo, di mantenere le distanze dietro delle linee rosse che l'azienda ha giustamente segnato lungo i nostri percorsi, e noi stessi, proprio perché abbiamo l'abitudine di un approccio molto vicino, abbiamo dovuto fare letteralmente un passo indietro. Inizialmente non rispettavano molto anche le distanze, tutti non venivano con la mascherina, anzi quasi nessuno. Dopo c'è stata l'abitudine sia da parte nostra che da parte loro. Difficile è stato tenere insieme poi le due anime che ci hanno costantemente guidato e ispirato, perché da un lato l'esigenza di svolgere un servizio di pubblica utilità, quindi avere negozi aperti, stoccati con la merce, dall'altro lato mettere in sicurezza innanzitutto i nostri colleghi e poi conseguentemente anche i clienti e i soci. La gestione dei clienti indubbiamente è molto difficile, perché le persone vorrebbero che tutto fosse come prima, ma purtroppo non è niente come prima, cioè tutto è letteralmente cambiato. Lasciamo perdere la mancanza del lievito, della farina, delle uova. Alcuni clienti hanno scoperto che le galline fanno un uovo al giorno. Rimanere in contatto con le mie colleghe dell'ufficio, ci sentiamo più volte durante il giorno, sia per email che per telefono. Una cosa che secondo me è molto importante e che non ci facciamo mancare mai è la mail del buongiorno e la mail della buona serata. È un modo per sentirci vicine, per dirci che comunque ci siamo. Credo che per i dipendenti di sede sia proprio questo quello che manca, il contatto umano. Io ho due figli, ovviamente loro a gestire il loro spazio hanno fatto un po' fatica, però io ho preferito non stare a casa dal lavoro, perché comunque qua c'era bisogno davvero del nostro impegno di essere uniti in quel momento, e abbiamo sentito forte il senso dell'unità davvero come gruppo di colleghi, e a casa ci siamo andati dietro, loro hanno imparato a usare i mezzi elettronici e hanno dovuto affrontare una realtà diversa, non poter uscire, anche per loro è una bella limitazione.
posso dirlo a voce alta, il ruolo di commessa barra cassiera, diciamo che anche tra le amiche noi siamo solo commesse, solo cassiere. Quindi è un lavoro che credo che sia anche un po' sottovalutato. Di sicuro è che ad un certo punto siamo diventati protagonisti della vita di alcune persone che ad esempio vivono sole. Capiamo che siamo fondamentali, ma non ci montiamo neanche la testa, nel senso che comunque sia il nostro lavoro deve proseguire e deve andare avanti. Clienti riconoscenti ce ne ricorderemo tanti. Mi ha fatto molto piacere di un cliente con una grandissima spesa, quindi un carrello pieno. Non l'avevo mai visto, gli ho chiesto come mai e lui mi ha detto che lavora, anzi abita qui da più di 30 anni ma non era mai entrato nel nostro supermercato. Lui viaggia tutte le settimane, prende un aereo e adesso chiaramente è a casa e mi dice molto così allegramente: oggi sto imparando quali sono i gusti dei miei figli e di mia moglie. Un'infermiera ci ha comperato 20 pacchi di biscotti fior fiore da dare a tutti i dipendenti per ringraziare del servizio che facevamo. Quindi, diciamo, nel contesto trovi persone che probabilmente danno troppo per scontato e persone che comunque sia ringraziano per quello che facciamo. Il primo momento che abbiamo fatto di applauso, liberatorio, proprio di flash, tipo flash mob, quello ci ha dato una carica pazzesca. Era all'inizio, dopo una settimana mi pare dall'emergenza, ci siamo radunati tutti. È stato emozionantissimo, davvero. Quello ce lo ricorderemo per sempre. Tutti insieme della Palermo. Porta Aperta è una realtà che viene incontro alle persone che spesso sono disagiate e svantaggiate, quindi la maggior parte senza fissa dimora. Per evitare gli assembramenti abbiamo dovuto chiudere l'accesso alla struttura, ma subito ci siamo posti il problema: ma i nostri utenti, parliamo di un centinaio di persone, adesso come faranno per i servizi? Per venirli incontro comunque noi abbiamo in modalità takeaway subito preparato sia il pranzo che la cena, per numeri che sono andati a crescere sempre considerevolmente. La collaborazione con Coop Alleanza 3.0 è ormai pluriennale. Questa roba la smistiamo e la riusiamo subito in cucina. È tutta verdura, frutta, che ci permette giustamente di andare a superare il fabbisogno giornaliero dell'associazione. Buonasera. Ah, buonasera. Lei chiama per la spesa? Qui a Copparo abbiamo avviato, come altrove, il progetto L'Unione fa la spesa. Quindi consegniamo a domicilio le spese che le persone ci ordinano e lo facciamo con una piccola squadra di cui un paio di noi appartengono proprio al consiglio di zona Soci Coop. Qui a Copparo è svolto da Soci Coop e Hauser, in altre realtà è svolto da altre associazioni. L'esperienza con Coop Alleanza è nata proprio in funzione di questa specifica emergenza Covid-19, quando siamo stati invitati a operare per la spesa appunto per le persone fragili cosiddette. E la persona che è in difficoltà ci telefona, ci fa proprio la lista. Addirittura certi vanno nello specifico tonno, copa, pinne gialle. Io consegno questa lista all'altro volontario. Poi si scoprono le abitudini delle persone andando a fare la spesa, andando ad acquistare delle cose che io personalmente, ma non solo io, anche altri colleghi, credevamo fossero superate. Per esempio, a me ha colpito tantissimo una persona che aveva bisogno della brillantina. Attenzione, non sto parlando di gel, che quello va, ma la brillantina. L'aiuto che ci stanno dando all'interno di Ipercoop è veramente notevole.
Le persone che ci chiamano sono persone che hanno ancora una bella testa pensante, che quindi sono anche in grado di argomentare, però hanno problemi di mobilità, hanno problemi di solitudine, non hanno nessuno che li aiuti. Ci sono persone che chiamano e che in un qualche modo vogliono parlare, raccontarsi, e quindi siamo anche un piccolo momento di minor solitudine, di contatto, di dialogo, e non me lo sarei mai aspettata, ma questa è una cosa che dà soddisfazione perché ti senti anche più utile. In questi spazi stiamo gestendo le attività di distribuzione delle spese, dei materiali per lo Policlinico Sant'Orsola, all'interno del progetto che si chiama Più Forti Insieme, che è finalizzato a offrire servizi ai lavoratori dipendenti del Policlinico e anche dell'azienda sanitaria. Il servizio di consegna della spesa in collaborazione con Coop Alleanza sembra una piccola cosa, in verità è molto importante per i lavoratori del Policlinico, perché non doversi occupare di questo dettaglio per loro fa la differenza. È un servizio molto richiesto, noi quotidianamente consegniamo, diciamo, mediamente 20-30 spese, quindi nel tempo ne stiamo consegnando parecchie centinaia. Le spese vengono realizzate al Centro Nova da Open Group, che è il nostro partner in questa iniziativa. I tassisti di Cotabo, che sono anche loro parte di questo progetto, passano al Centro Nova o qui per ridistribuire le spese in giro per la città. Poi viene fuori la differenza della cooperativa, cioè noi ogni minuto abbiamo a che fare con 500 associazioni di volontariato. In questo momento queste associazioni sono state il nostro punto di riferimento per tante azioni solidali che su tutti i territori abbiamo fatto, facendo quel poco che sta comunque nel nostro DNA, che diventa un tanto nei confronti di chi riceve. Da una parte c'era sicuramente chi era molto spaventato, vuoi per una situazione personale, vuoi per carattere, e dall'altro che invece ha veramente tirato fuori il meglio di sé in termini di spirito, ma anche proprio di solidarietà nei confronti dei colleghi. Nei momenti di crisi capitano anche le cose meravigliose, perché poi devo dire che quello che è successo è stata una magia. Tutte le persone si sono ritrovate allineate, compatte, avendo un nemico comune, una sfida comune da vincere, e questo ha consentito poi di evidentemente poi di trovare le soluzioni, superare tutte le difficoltà che abbiamo incontrato. Penso che la differenza l'hanno fatta tre cose, direi: le persone, i valori e il fatto che siamo riusciti a focalizzarci sulle cose essenziali. Persone, perché le persone sono quelle che si sono messe in gioco, sono quelle che poi hanno trovato l'orgoglio e la consapevolezza di svolgere un ruolo che era un ruolo essenziale per la comunità. E questo ha dato tantissima forza. Quindi inclusione, solidarietà, cooperazione sono gli elementi che ci devono guidare in questa fase. C'è anche il rischio contrario, quello di uscire in una situazione invece in cui l'individualismo diventa l'elemento esasperante e caratterizzante delle nostre situazioni. Noi come cooperativa dobbiamo combattere queste situazioni. Ci sono state tante cose belle, ci sono stati momenti anche di tensione, però io direi che se dovessi un domani raccontare questo periodo, direi che c'è stato un allontanamento fisico, ma un avvicinamento di cuori, questo sì. E porta la chioma che schiava di Roma.